Benvenuti, ciao, ma salutiamo tutti quanti, tutti, assolutamente. Tutti, proprio tutti, dal primo all'ultimo. Decisamente, per forza. Assolutamente, vi diamo benvenuto ad una nuova puntata di Weekendiamo, direttamente in diretta, questa è un gioco di parole, dagli studi di C100 in questo giovedì 2 maggio che ci conduce, che ci porta direttamente a Weekend. E siccome ieri è stato il primo maggio, quindi un giorno di festa, dovremmo essere tutti quanti più rilassati e più pronti e preparati per un nuovo weekend all'insegna di tanti eventi e di tante proposte, quindi di tante cose da fare. Speriamo. Speriamo, assolutamente. Speriamo. Insomma, io e te oggi quindi siamo qui per illustrare tantissime proposte. Ricordiamo anche chi siamo. Chi siamo? Dai. Eli. E io Mitch. Presento, non possiamo fare una cosa normale, ovviamente. No, assolutamente no. Insomma, noi vi consiglieremo diverse alternative per trascorrere il tanto desiderato, bramato, atteso weekend. Esatto, ma prima di iniziare vogliamo salutare chi di dovere. Quindi salutiamo CUTV, salutiamo C100, esatto. Stefano Giorgi, poi ricordiamo la nostra chat, canale 4 di CU.TV. Esatto, ringraziamo la regia. Certo, la doppia regia. Esatto, quest'oggi abbiamo con noi non soltanto Luke ma anche Carlo. Buonasera. Salve. Buonasera, salve. E poi ci lanciamo direttamente in questa carrellata degli appuntamenti che ci aspettano per questa sera, praticamente fra qualche ora, esatto. Vai Mitch. Iniziamo subito con Modena. Dai. Frozen Modena, strada Contrada 346, tutti lunedì e giovedì si balla latino. Salsa, bachata, merengue, reggaeton, dembow, balli di gruppo, hip hop e latin house, di tutto, ce n'è per tutti i gusti. Bene, ingresso gratuito. Cena, 20 euro all inclusive. Non male. Non male, quindi prendiamolo in considerazione. Esatto, per fare un po' di pop. Per anche assaporare il calore, il caliente che è quello dei balli latini. Dici? Sì, dico. Io vado sull'hip hop oggi, ho deciso. Io invece ti porto a mangiare. Andiamo. Ma secondo me devi aver tanta fame, sì. Sì, assolutamente. Ho sì già capito. Tanta quanta ne secondo ha lui. Secondo me ci sarà da ridere. Perché al Chiodo a Bologna in via Vinazzetti 7 ci sarà questa sfida Man vs Food. Siete pronti? Assisterete come pubblico o magari se vi siete già prenotati potete essere diretti partecipanti all'unica gara a Bologna di Man vs Food. Sì, l'unico locale che propone sfide di cibo e naturalmente se si vince, come nel famigerato programma, non si paga. Le iscrizioni sono ormai già chiuse, sì, però si può comunque partecipare come pubblico. Esatto. Diciamo un attimo in breve in che cosa consisterà la sfida. Allora, la prima sfida, cioè la sfida numero 1, consiste nel mangiare in 30 minuti due doppi cheeseburger, quindi due hamburger con ketchup, maionese, lattuga, pomodoro, formaggio, crocchette di patata, nuggets di pollo, un mucchio di patate fritte, il tutto accompagnato da un litro di Coca-Cola. Esatto. Giusto due cosette. Per digerire un attimo. Per chi avesse un languorino, notiamo le facce della regia. Esatto. Sì, sì, sì. Niente, se si porta a termine questa cosa, oltre a non pagare il conto, riuscirai ad entrare nella storia del Chiodo come primo vincitore e riceverai un buono sconto del valore di 10 euro per una cena successiva. Penso per una cena normale questa volta. A quanto pare. La seconda sfida consiste invece nel mangiare un chilo di pasta in 30 minuti e un litro d'acqua. Il condimento però della pasta è a scelta. Caspita. È a scelta del gareggiante. Almeno quello, dai. Se riesci vinci una cena per due completa di antipasto, primo, secondo, vino, caffè e non paghi il conto. Insomma, di tutto e di più. Esatto. Secondo me ne succederanno proprio delle belle. Deve essere anche divertente da vedere. Assolutamente, assolutamente. Sì. Ma se non siete vicino a Bologna e preferite o siete più adiacenti alla qui vicina Ferrara, ci può essere anche una proposta un po' più movimentata in termini di danze, di ritmi. Certo. Abbiamo la discoteca Pomodoro, che proporrà la serata prima classe, prima classe, in un party per festeggiare e ballare sia dentro che fuori. Ci sarà bella gente, belle donne, bella musica con Mickey B e Daddy DJ e la voce di Marcello Treossi. Però ci sono anche come disponibilità gli ultimi posti per la cena, donne 15 euro, uomini 20, tutto compreso, ed ecco che si vendono con questo slogan prima classe il giovedì, che sembra quasi un venerdì. Esatto. Noi adesso a questo punto direi che possiamo andare in musica. Sì. Prima di passare al venerdì, però, ascoltiamo una canzone
dalle sonorità estive uscite da poco. Sì, tra l'altro loro sono fantastici, secondo me meritano un sacco. E questa canzone richiama proprio l'estate, ritmi gioiosi. Non eccoli che li vediamo. Come oggi, assolutamente no. Daft Punk, Get Lucky. Eccoci ritornati. Siamo già venerdì. Siamo già venerdì, così, in un colpo solo. Sì. Con soltanto una canzone di distacco. E allora, venerdì dove andiamo? Tu la conosci bene. Sì. Sei ormai un'assidua frequentatrice, per vari motivi. Non li svegliamo. Eccola che arriva. Eccola. La capannina, famosissima e storica. Ormai siamo a tiro con la chiusura. Purtroppo sì. In via San Vittore, lo ricordiamo per chi non ci fosse mai stato, 29/3, su per la collina. Esatto. Insomma, come è stato per tutta questa stagione invernale, anno nuovo, capanna nuova. Dopo l'inizio col botto dei primi mesi del 2013, lo staff del venerdì sera capannina, nonostante sia insomma le ultime serate, vuole ancora stupirvi. Decisamente. E dopo mesi di maltempo, finalmente dovrebbe essere arrivata la primavera. Festeggiamo l'inizio di maggio, anche se la primavera in questi giorni non la vediamo tanto, ma comunque qui ci sarà un bel free bar. In main room avremo Pierre Fra. Nella veranda Grima e Ragni e nel privé Double D Slim Jack Wall Street. Hai cambiato tono su Double D. Chissà perché. Però va bene così. Ricordiamo anche i prezzi, ridotto 15 euro, intero 20, tavoli 25-30 a seconda della posizione. Esatto. Sì, eh. Ma se non siamo danzerecci? E se prima vogliamo fare qualcosa di un po' più tranquillo, insomma... di divertente, preserata, direi. Divertente, sì. Pala Borgatti a 100 in via Marescalca alle ore 21, che tra l'altro sarà anche sabato questa sarà cosa. Sarà la replica, esatto. Mi veniva replica. Compagnia Teatro del Reno, un persian della PIV, però come lo dici tu non lo dice nessuno, come me l'hai detto l'altra sera. È vero, io non lo ripeterei che è meglio. Vabbè, commedia in tre atti di Annio Govoni, praticamente... Ricordiamo che è dialettale. Esatto, assolutamente, sì. Alfredo Callegari, centese commerciante all'ingrosso di frutta e verdura, è preda di una gelosia irrefrenabile nei confronti della moglie e della figlia. È terrorizzato dall'idea che le donne di casa possano venire anche solamente in contatto con altri uomini. Cercando di assumere un segretario raccomandato da un onorevole, si trova in casa un tuttofare che, grazie ad una falsa missiva, risulterebbe essere ben diverso da quello che è in realtà. Insomma, la classica commedia degli equivoci. Esatto, che porta ad un susseguirsi di situazioni esilaranti per concludersi poi nel migliore dei modi, ovviamente. Il lieto fine, cioè, non sempre, manca mai, mai non mai, manca mai, mai. Io l'andrò a vedere, ti dico, ci andrò. Infatti, vuoi venire? Sì. Secondo me faresti molto bene. Ma dopo magari, volendo, possiamo fare un salto alla villa. New Concept, questa è una novità che inizia proprio questo venerdì 3. In via Casteldebole 10/4 a Bologna c'è questo nuovo piccolo angolo di paradiso che nasce dalla consapevolezza e condivisione del cambiamento in atto verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile, ovvero questo AMA, A-M-A. È la risposta alla domanda di arte, musica e ambiente. Spettacolo. Villa Bologna e Fever sono quindi lieti di presentare questa perla nascosta proprio nel cuore di Bologna, un nuovo modo di vivere il venerdì sera in città, e ci si potrà così ritrovare immersi in un giardino di visione futuristica con un sistema ecosostenibile. Ci saranno poi anche DJ del panorama underground bolognese che saranno un po' il cuore pulsante, l'anima party. Del party. Esatto, ricordiamo che saranno quindi presenti Countdown Project, JJ Virtual Boys ed infine Harry. L'ingresso è riservato ai soci AIX, in lista 5 euro entro l'una e mezza, altrimenti dopo l'una e mezza euro 10. Tavoli 15 euro, almeno una decina di persone, il costo della tessera che prima abbiamo nominato è di 5 euro. Ok. Ma se prima dello spettacolo, prima della capanna e prima della villa non sappiamo dove andare a cena, chi c'è? E per stare in zona, Osteria Bar del Jack a San Giorgio di Piano. Oppale. A grande richiesta l'ultimo appuntamento prima della stagione estiva con le loro spettacolari tigelle crescentine. Guarda l'immagine, sì. Ispirano già, c'è già un languorino qui. Esatto, che... esatto, venerdì 3 maggio dalle ore 20, come vediamo dall'immagine, salumi, tigelle con mascarpone, fichi caramellati, nutelli, dolci della casa, tutto a 16 euro. Bevande, mamma mia. Escluse solo su prenotazione però. Ecco, ricordiamo il numero. Ricordiamo il numero. Dai. 051 66 30 600. Perfetto, fantastico. Okay. Come l'hai detto tu, non lo dice nessuno. Pagine bianche.
Esatto. Se invece siamo più verso Modena, ci possiamo spostare e trovare al Red Lion Pub in concerto una band di cui vediamo l'immagine tutta al femminile, che vi stupirà con un genere che non è proprio propriamente femminile. Sarà infatti carichissima, aggressive ed entusiasmante in questo tributo agli Iron Maiden. Però. E il gruppo si chiama appunto Diamond Beast. Ci sarà anche Sny Up, suppongo il DJ. Questi DJs popolano, sono ovunque oramai. Bene. Quindi da non perdere. Assolutamente. Sicuramente molto accattivante. Prima di passare al prossimo pezzo, io vi parlerei di un free bar che ci piace. Hangover Free Bar Party Chalet dei Giardini, che ha aperto direi pochi giorni fa. Sì. Viale Meliconi 1, nel cuore dei Giardini Margherita, al centro del laghetto, lo chalet, unico nel suo genere e completamente rinnovato, è lo sfondo ideale per le calde notti d'estate bolognese. Speriamo che diventino calde. Esatto, una vera e propria disco galleggiante con serate ricche di sorprese e tanta buona musica, ideale per quelli che amano divertirsi fino al mattino. Riduzione uomo-donna con prevedita 12 euro donna, 15 euro uomo, valida tutta la notte. Animerà la serata lo special sound dei DJs a rotazione Censo, Pelli, Vlad e Cordisco. Vamo là. Anche questo è interessante. Sì, decisamente. Qui dovremmo fare proprio il dono dell'ubiquità. Esatto. Dovremmo essere in tanti posti contemporaneamente. Se ci concentriamo riusciamo a fare tutto. Dai, proviamoci. Intanto ascoltiamoci Wave of Love. Eccoci. Siamo in alto mare. Sì, fino a un attimo fa eravamo in alto mare. Sì. Adesso siamo già a sabato. Ci ha portato così a sabato. Lunedì. Ah, addirittura abbiamo già finito il weekend. Sabato io direi Vai. Di rimanere un attimo Dove in andiamo? Zona. Sì, rimaniamo prima in zona dopo aver fatto un giovedì e un venerdì così intensi, sì. Abbiamo sempre il Fuego 51 qui a Cento e quando si parla d'estate si pensa subito al Fuego, assolutamente, che ricordiamo essere l'estivo del Blue Maternity Zone, sito in via Parco del Reno a Cento Fè. Quindi qui di fianco al parco c'è il fantastico Fuego, punto di ritrovo e di incontro per tutti, dove ci possono essere sempre cocktails, fiumi di birra, casino, ragazze e ragazzi, sole, luna e tutti i gusti e i profumi dell'estate sempre a Cento. Decisamente. Si apre il primo weekend di maggio, quindi proprio questo weekend, più carichi che mai, e per gli amanti del calcio ricordiamo anche che saranno trasmesse tutte le partite di Serie A e di Champions. Oggi non capito. Ce la posso fare, Champions. Abbiamo capito. Ci ho riprovato, dai, che l'abbiamo detto. Però saliamo in macchina e facciamo qualche chilometro. Esatto, se non vogliamo rimanere nei paraggi andiamo al Gilda Club via San Lusso 65 a Modena. Live Le Cotiche, gruppo che vi coinvolgerà con brani ritmati accattivanti, tutti eseguiti dal vivo. Questo per rendere il concerto ancora più interessante. Il genere che propongono è disco dance anni 70, funky, soul, brani degli Odissei, Bee Gees, The Tramps, di tutto. A seguire DJ set e possibilità di genare. Ho detto un nome un po' alla sì. francese. Sì, l'hai detto un po' alla francese, ma secondo sì. me non gli dispiace. Comunque bello. Ricordiamo, sono le cotiche. Però le cotiche era bello. Le cotiche, no? Potremmo proporglielo. Esatto. Se gli scriviamo un'email, guardate, dovete cambiare nome con Suona le cotiche. Fa più estate, sì, cotiche. Sì. No, cotiche no. Le cotiche non si mangiano d'estate. Esatto. Ma insomma, ci spostiamo nuovamente da Modena, passiamo su Bologna, dove si trova il Teatrino degli Illusi, più precisamente in Vicolo Quartirolo 7. In omaggio ad una delle cantanti che hanno portato nella storia della musica body e soul, ci sarà quindi questo tributo ad Amy Winehouse. A me lei piace sì. Ci piace un po' a tutti, secondo sì, me. Sì, sì. Alla voce, ad interpretare sempre lei, fantastica Amy Winehouse, ci sarà Francesca Biancoli. E sarà accompagnata da un gruppo che nasce a Bologna nel marzo del 2012 da un'idea appunto della cantante che è di origini pugliese ed è cresciuta ascoltando musica jazz, soul, R&B, hip hop, reggae e ovviamente Amy Winehouse, una delle sue cantanti preferite. Insomma, nel gruppo si vanno a fondere ritmiche del basso funkeggiante di Mr. Gullit Washington direttamente da Chicago con la batteria propulsiva di Manuel Dimba. Un sacco di tanti altri musicisti che faranno sicuramente uno spettacolo molto interessante bello, e piacevole. Bello, bello, sì. Poi nel suo ricordo questo e l'altro. Certo, ma prima di fare tutto ciò
potremmo andare all'inaugurazione dell'American Graffiti a Castelmaggiore in via Pio La Torre 11/C alle Piazze, dalle 17 appunto inaugurazione di questo posto, per tutti presenti un ricco buffet, musica ed un nuovissimo locale che diventerà presto il nostro vostro punto di riferimento in cui trascorrere indimenticabili serate. Fanno dei panini enormi, giganteschi, una cosa strepitosa, pieni di gusto, poi si sente proprio la carne, è buona. Tosta, sì. Quindi da provare, American Graffiti. Lascio a te il prossimo evento che sai mi piace molto. Quando si parla di hip hop, l'amico si sente presa in casa. Sì. Comunque, non tanto, la Vox in Viale Vittorio Veneto 13 ci sarà il Selecta Closing Party con Fedez, Fedez DJ. E sarà quindi l'ultimo atto della stagione Selecta dopo aver ospitato numerosi artisti come Two Fingers, Master Freeze, Baba Man, Club Dog, Tormento, Gemelli Diversi, si chiuderà alla grande con Fedez. Avremo anche nel Vox Privé DJ Sam Ecci e la prevendita sarà a soli 16 euro. Poi dopo Fedez, Playa del Gendo. Prima di andare in musica andiamo al mare. Sì, andiamo al mare con la musica. Vai, come preferiamo. Playa del Geco, ritorna alla Playa del Geco, l'aperitivo più grande e unico di sempre che vi accompagnerà per tutti i sabati d'estate con tanti, come dicono loro, sprizzoni. Oppale. Tavoli, terrazza, terrazzino, tavoli, zona piscina, ovunque a 12 euro con mangiare e bene. Bere. E mangiare bene e bere, perché no? Assolutamente sì. A questo punto andiamo in musica. Andiamo in musica al mare. Esatto, sì. E ci ascoltiamo Third Shop, Macklemore and Ryan, Ladies Band. Eccoci, insieme, in coro, proprio in coro. Quindi... dopo esserci ascoltata questa bella canzone che sta spopolando, piace a tutti, viene ascoltata da tutti, viene trasmessa ovunque, è proprio un tormentone, secondo me sarà il tormentone estivo, tu che dici? Sicuramente. Ma cosa facciamo domenica? Domenica potremmo fare un salto ad una fiera, qui a Sant'Agata Bolognese, vicino andiamo a noi, perché no? In occasione appunto della fiera Sant'Agata in fiore saranno allestiti tanti banchetti ed inoltre la storica baracchina in via circondaria ovest ad allietare i vostri aperitivi sia nell'ora del mezzogiorno che alla sera ci sarà la musica dei Red Scarlet. Te li ricordi? Stavo per dirti, ma secondo me ci sono anche loro. Sono proprio loro? Sì. È questa? Esatto. Sì, brava, scusami. Perfetto. Scherzavo. Questi sono incidenti, okay. Sì. Succede, è il bello della diretta. Assolutamente. Quindi Red Scarlet, e ne approfittiamo per ringraziare lei. La Nikki, la che, Nicole. Esatto, colei che ha dato la voce alla nostra sigla. Esatto. Sì, assolutamente. Un grande bacio e un salutone. Ciao, grazie. E poi? Cosa ci aspetta domenica? Invece se preferiamo, mi è uscito così. Un aperitivo accompagnato da sonorità più tech house, la Baracca Cotti a Mirandola. Il Cubic, staff che si è sempre fatto in quattro per il divertimento del suo pubblico, cercando location adatte a soddisfare la propria clientela, lavorando con ospiti DJ di fama internazionale, questa volta è al Baracca Cotti. Per l'occasione, nuovo punto di ritrovo per l'estate 2013, di riferimento per i mercoledì e le domeniche sera, per i preserata e aperitivi, presenta 100% Lorenzo De Blanc, From Simple Party, Suono Club Ferrara, insomma tutti questi posti qua. Quindi andiamo a festeggiare con loro questi 4 anni passati in loro compagnia, ospiti, gran parte dei collaboratori, DJ e amici che hanno contribuito a questa grandissima riuscita del progetto. Molto bene, rigorosamente free entry, buffet, cocktails e come tanto sempre divertimento, assolutamente. Non può mancare, non deve mai mancare. No. Altrimenti, se preferiamo musica un po' più tech, un po' più house, abbiamo qui a 100 il Rebus in via Modena. Sì. Ormai siamo agli sgoccioli, la stagione è giunta finita. Sul termine. E il Rebus vuole proporvi un Memento Night che tutti noi stavamo aspettando. Sì. Assolutamente sì. In console questa domenica ci saranno Idris D, Matte e Gas. Ne vedremo delle belle. Come sempre dalle 19 ci sarà un ricco buffet che vi aspetterà per poi essere belli sazi e ballare. Carichi per questi DJ. Assolutamente sì. Sì. Bene, a questo punto... È finito il weekend, è già... La domenica ormai è giunta sul termine e... Dobbiamo solo decidere cosa fare, dove andare. E con chi andare. E con chi andare, soprattutto. Perché anche quello non è da sottovalutare. No, esatto.
Perciò vi ringraziamo per essere stati con noi, vi salutiamo. È sì. stato breve ma intenso. Breve ma intenso, assolutamente. Bello finché speriamo è durato. Speriamo che il weekend sia un po' più lungo. Ah sì, perché sennò qui inizia a essere un po' un problema. Sì. Sì. Ringraziamo come sempre Open Factory e Stefano Giorgi. Ringraziamo la regia, ringraziamo CU TV, sì. C100. E vi ricordiamo che alle ore 19 ci sarà Black Vibes, quindi fra pochi minuti. Esatto, e poco. A seguire alle 20... No, non lo diciamo. Era uno è una sorpresa. In realtà ci sarà. Voi rimanete connessi e vedrete. Esatto. Va bene. Ciao Eli. Ciao Mitch. Ciao a tutti quanti. Un grande bacione e buon weekend. Ciao.